Buon venerdì a tutti, adesso facciamo una panoramica di tutte le date e i pagamenti che sono in arrivo per il mese di novembre. Vi invito ad ascoltare con molta attenzione. Partiamo subito dai pagamenti per la Naspi e per la Discol. Sul fascicolo previdenziale per il cittadino ci sono le date a partire dall'8 di novembre. Poi vediamo ancora pagamenti a partire dal 14 di novembre e parliamo del bonus IRPEF ex bonus Renzi da 100 euro. Sempre per la data dell'8 di novembre teniamo i pagamenti per il bonus genitori di figli con disabilità che va da 150 a 500 euro al mese. Vi ricordo che la domanda si poteva fare fino al 31 marzo. Una nuova domanda dovrebbe essere disponibile dal 2024. Sempre in data 8 ci sono nuove date per il pagamento dei rimborsi del 7.30 a chi ha INPS come sostituto d'imposta. Poi 16, 17 e 20 vi ricordo che sono le date per i pagamenti dell'assegno unico su domanda. 6 novembre dovrebbero iniziare le ricariche per la carta acquisti bimestre novembre e dicembre 2023. Vi ricordo ancora, per quanto riguarda la proroga per la presa in carico dai servizi sociali, è fino al 30 di novembre. In risposta a qualcuno che mi chiedeva per il bonus trasporti da 60 euro, il click day è durato circa 20 minuti perché i fondi si sono esauriti. Vi ricordo che ci sono stati 15 milioni in meno rispetto a quelli dei mesi precedenti, che erano 50, questo mese ne sono stati 35. Per le pensioni vi ricordo che sono in pagamento oggi dalla lettera D alla lettera K. Domani ci sarà dalla lettera L alla lettera P, ma solo metà giornata, e poi si passa direttamente al 6 con le ultime lettere dell'alfabeto per pagare a tutti quanti questa pensione del mese di novembre. Gli aumenti si attendono per il mese di dicembre, quella perequazione pari allo 0,8%. Poi parliamo delle ricariche straordinarie, quelle di metà mese, sono previste a partire dal 15 per rinnovi accolti e nuove domande accolte, mentre la ricarica ordinaria a partire dal 27 e a seguire il pagamento per l'assegno unico mensilità di ottobre sul reddito di cittadinanza.